Bentornati qua su Terminal 81 per un nuovo episodio. Oggi vedremo cosa ci attenderà in questo gioco veramente molto strano. Immagino che la cosa che dovremmo fare prima di tutte, ovviamente, è andare a lavorare, ma che ve lo dico a fare? Ormai è una cosa palese che si debba fare tutti i giorni. Bene, siamo arrivati in città. Siamo arrivati, benissimo, solite cose, solito motorino qua. Le cose non cambiano mai, sembra che lo spazio-tempo non. Cioè, o meglio, cambi solamente per noi, ecco, il resto delle persone vivono sempre la stessa identica vita. E benissimo, allora. C'è una pozzanghera d'acqua. C'è il nostro capo là, ma prima voglio fare le mie cose, così mi cavo i problemi della vita. Che cosa sta succedendo? Il mopping. Andiamo col mopping, che non è il doping, ricordiamoci sta cosa. Asciugalo col secchio. Qua. Ok. Andiamo. Il doping. Andiamo col doping, dai. Dopiamoci. Mamma mia. Va bene. Ok. Mociamo, mociamo. Ok. Perfetto. Chi è che ha rubato? Lei vuol rubare per caso, eh? Spia Mora? Spia Mora, che cosa vuol dire? Oh. Mi ha mandato una maledizione. Cosa vuoi? Oddio, no. Che cosa? Ha molestato l'attività. È sospetto, stai lontano da lui. Non è un giornalista? No. Ok, va bene, scusa, scusa, non lo farò più forse. Quell'uomo non è un giornalista, strano, e beh. Secondo te, qua c'è qualcosa di normale in questo gioco? Adesso va bene credere alle favolette, però, carissima Lorena, mi sembra un po'. Salve signorina, salve, salve, salve. Salve, questa è la salsiccia. Questo è Gatorade. Tenga. Grazie. Mi dia i soldi. Oh. Ah, vuoi anche il resto? Mannaggia. Io speravo che tu non volessi il resto. Ci sono rimasto male, eh. Devo dire che. Allora, diamo la scopa, va. Che qua è l'unica cosa che possiamo fare nella nostra vita. Spazziamo il pavimento, si può? Ah, devo muovermi mentre spazzi pavimento. Se no, giustamente. Se non ci muoviamo, cosa spaziamo a fare? Via. Qualcuno sta rubando? Quel signore mi sembra sospetto là in fondo, eh. Fermi, fermi. Maledetta. Maledetta. L'ho fermata in tempo. L'ho fermata in tempo. L'ho fermata in tempo. Poi, oh, è bello che. Cioè, si arrabbiano loro, eh. La cosa buffa è che loro si arrabbiano. Dovrei io arrabbiarmi, cioè, nel senso. Scusatemi, eh. Che senso ha che voi vi arrabbiate? Prendiamo? Ok. Tenga. Salve, salve, salve. Ma quindi i miei lavori. Niente, li ho già finiti. Manco il tempo de entrare al supermercato che ho già finito tutti i lavori da fare. Ma così non va bene, eh. Pochi lavori, pochi lavori. Questo deve rompermi le scatole, guarda, eh. Guarda, guarda. È il tizio che abbiamo già conosciuto. Adesso non c'ho tempo, devo lavorare, mi scusi, ma devo lavorare. Vai. Tenga. Che vuoi? Amore mio? Cosa intendi? Amore mio, intanto non mi rassicuri molto, eh. Sì, ma io continuo ad avere qualche dubbio se mi è concesso su questa cosa, però magari mi sbaglio, eh. Cioè, amore mio, lo dici a tua madre? Cioè, scusami, ma queste confidenze non si danno, così facilmente, non mi pare normale. Tenga, ok.
Cioè, la confidenza, ok, però fino a un certo punto, adesso, io non vorrei farla guastafeste, ma non è normale che tu mi dica amore mio e manco ci conosciamo bene. Pioverà stanotte, che ne so, ma mi hai preso per il meteo? Cioè, io lavoro al supermercato, non faccio meteorologia. Signore, ma che le viene in mente il meteo? Non so se pioverà, non ho idea. Aspetta, aspetti. Ho visto una ladra. Signora, signora, signora. Ehi, lo dico io intanto. Ehi, lo dico io. Ehi! L'ho sgamata in pieno. Sta maledetta. Sta maledetta. Comunque abbiamo capito finalmente come dire. Come capire chi ruba e chi non ruba. Ci è voluto un pochettino, eh. Fai attenzione quando esci dal lavoro. Mi stai minacciando? Mi stai minacciando? Non si fa, eh. Oddio, quella. Oddio, vai che è arrivato. Quella non voglio neanche vederla nella fotografia. No, no, quella no. Cioè, con tutto il bene, ma. Venga. Cosa vuole? Cosa vuole adesso? È tutta colpa tua, stupido impiegato. Sono una femmina. Mi stai rovinando la vita. Di cosa stai parlando? Sono stato umiliato da te. Ma tu sei una femmina. Non so di cosa stai parlando. Monello. Monello, ma chi sei? Ma chi sei, Monello? Vabbè, quella signora è pazza. Beh, penso che sia abbastanza palese. Sia pazza, chiaramente sì. Quello è un ladro. Quello è un ladro. Guarda, guarda, guarda. Mannaggia. Mannaggia. Ehi, maledetto, maledetto. Arrivo, signora, mi scusi, ma devo fare come Batman, devo sventare il pericolo che c'è in città, praticamente. Cioè, la cassiera. Allora, io sono una cassiera. Sono cassiera, bodyguard e guardia della sicurezza. E poi sono impiegata nel risolvere il mistero del Terminal 81. Insomma, faccio tutto io. Che è sto casino? Che sta succedendo? Oh, buonasera. Chi è che sta morendo là fuori? Scusatemi. Io comunque sento degli urli abbastanza palesemente non consoni all'ambiente lavorativo. Tenga, tenga. Ok. Dai. Ok. Ma ci sarà mai un bancomat che non va, magari? Non so, cioè. Così è per dire. Cioè, non per fare guastafeste, però. Vorrei capire se c'è un bancomat che magari non funziona. Sembra fumare molto. È sempre quello il problema. Fuma molto. Cavoli suoi, no? Che cazzo? Cos'è? Raga! Raga! Che cazzo? Cos'è successo? Oh! Ma che cazzo? Ma che diavolo? Ma che diavolo è successo, raga? Mi sono preso un infarto! Ecco perché mi diceva stai attenta prima di andare a casa. C'era un motivo. Allora, calma. Dovremmo andare alla polizia. Perché io non gliela faccio passare questa, eh. Io andrei dalla polizia perché qua, quello che è successo non può passare liscio. Che cosa è? Mi sono preso un infarto, raga, comunque, ve lo dico. Sì, grazie. Almeno faccio più veloce, sennò ci metto una quaresima intera. Che cos'è sta roba?
Ma cosa diavolo? Le giostre. Belle le giostre. Ma possiamo fare qualcosa di utile in questo mondo? Ma giochiamo, giochiamo. Ma adesso voglio giocare. Cosa devo fare? Scusatemi. Che cavolo? Cosa devo fare? Ah, dimmelo prima, no? Mannaggia a tutto. Au! Ah, niente. Ma che... Ma come si gioca? Ma che cazzo... Vabbè, io... Oh, vecchio... Ma questo è il nostro collega? Amico, sono una femmina, ripeto. Ma perché? Ma perché tutti mi chiamano come se fossi un maschio? Cioè... Ma giochiamo una partita, vai. Io vorrei capire che diavolo devo fare, ma bene lo stesso. Va bene, allora. Ma cos'è sto schifo? No! Sì! Lo stai facendo bene addirittura! Ma porca miseria! 75! Ho fatto 75, quindi... Che cosa ho vinto? Il nulla cosmico! Oh, i cabinati! No, ma come sono disconnesse? Ma come? Cioè, vabbè. Non mi arrenderò. E vabbè. La giostra è vuota. Solo durante il giorno si può, ma allora, cioè... Allora che me ne faccio di tutte queste cose qua se non posso far nulla, scusatemi. Mi dai i miei punti? No, riscatta i punti. 500 punti? Ammazza! Ma come? Devo fare 500 punti, raga. Boh. Vabbè, allora. Allora. Diceva... vaffanculo. Dicevamo... Ma perché? Come ho fatto a fare 300? Domanda, 300 quando è che l'ho fatto? Vabbè, facciamo questo che siamo bravi. Mi tocca riscattare i punti quando arriverò a 500, Ormai che siamo in gioco, giochiamo, no? Cioè, mi sembra... Noi dobbiamo andare alla polizia, ma dettagli, non ci andiamo, è vero? Cioè, dopo un'aggressione noi giochiamo alle palline. Mi sembra tutto nella normalità. Vabbè. Ma porca miseria, porca... Ma vaffan bagno, va. Ragazzi, che palle. Sì, io voglio riscattare un premio, qualcosa, posso? Posso? 15, arriviamo? Allora... Ma vaffanno... No! Ma sto giocando male, però. Guarda che sfiga! Guarda... Che non so fare... Ma perché faccio così schifo? Oh, mai una gioia, mai una gioia, mai una fottuta gioia, santo sì. Signorina, allora, io mi sto per arrabbiare. Glielo dico, non per essere nervosetto, però, insomma, io vorrei poter vincere qualcosa, se mi è concesso. Ecco, perfetto. Ma guarda, che non ci vanno più dentro.
30, 50, dai. 50. Oh. 100, 100, perfetto, bella, bella. Quindi ora posso riscattare un premio o mi è una cosa... Vediamo un... Ah beh, 15, ho ripreso quello che ho speso. Ma la polizia non sta. Che io sarei qui per la polizia in teoria, però... Non sapendo dove sta la polizia... Mi è un po' complesso. Ah, di qua non posso andarci. Vabbè, immagino che sarà dall'altra parte, no? Credo, poi magari mi sbaglio. Se non è qui, sarà dall'altra parte. Di fianco alle giostre? Ecco. È qui il casino, allora, che da dove veniva? Oddio. Quindi è morto? Al parco, in realtà, l'ultima volta. Ma... Che altro potrebbe essere? No, non l'ho mai visto prima. Sì. Sono abbastanza interdetto. Vabbè, finisce così, tutta sta storia per una cippa di niente. Ah beh, ok, come non detto. Sì, però ci sono rimasto male, scusatemi, eh. Cioè loro non possono far nulla, quindi, in poche parole. O meglio, non vogliono far niente. Ragazzi, salviamo, oggi c'è stato un colpo di scena onestamente inaspettato, io non me l'aspettavo, mi sono preso un infarto infatti, però non me l'aspettavo per niente, cioè un colpo di scena clamoroso, bello, divertente insomma, mica tanto. Ragazzi, vi ringrazio molto e ci becchiamo al prossimo episodio, ciao!